Coccinelle. Oggi abbiamo un amico che ci è venuto a trovare. Eccoci qua, come state? Io sono Enrico, state bene? Sì! Ho saputo che siete delle coccinelle coraggiosissime, è così? Sì! Che cos'è per voi il coraggio? È quando uno affronta la propria paura. Per me è vincere le proprie paure. Quando una persona si offre volontaria senza avere paura. Il coraggio è una forza. Hai paura del buio e vai al buio. Ti fa oltrepassare le cose che hai paura oppure ti tormentano. Durante per esempio le gite non si spaventa. È vero? Sì. Superare le difficoltà, cioè saper dire delle cose che non riesci a dire. È una forza che ti porta avanti. La forza di dire delle cose che non si riescono a dire, di cambiare questo mondo con dei piccoli gesti, senza clamore e soprattutto senza violenza. Noi iniziamo questa, se volete, questa carrellata di donne con una dottoressa speciale, si chiama Elisabetta Abruzzese, e qui buongiorno dottoressa, ematologa. Buongiorno. Dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Elisabetta Abruzzese, prima di avere a che fare con quel camice, con dei pazienti che si ammalano di tumori al sangue, è una mamma che ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza di una malattia che poi nel suo caso non è riuscita a curare, quella di sua figlia, di Flavia. Esatto. E chiamatela ironia della sorte, chiamatela come volete, Flavia si ammala proprio di un tumore del sangue, si ammala di leucemia. Dottoressa, un medico che non riesce a salvare la figlia, posso farle questa domanda? Che interrogativi le ha suscitato questa vicenda, al di là del fatto che è una mamma che perde un figlio? È stata dura, perché c'è stata tutta la parte della diagnosi, della terapia, della speranza, perché Flavia aveva risposto bene alle terapie, e poi c'è stata la recidiva e la consapevolezza che non ce l'avrebbe fatta. E non mi sono mai chiesta perché Flavia, mi sono chiesta perché non io, però avendo a che fare tutti i giorni con persone che hanno lo stesso problema, non ho mai pensato di poter essere indenne da tutto ciò. Noi stiamo guardando Flavia. Guardate, non c'è una foto delle tante che ci ha mandato la dottoressa Abruzzese dove fosse meno sorridente di quello che vedete. No, lei era veramente solare, sorridente, sempre felice. L'unica cosa positiva che c'è stata dell'avere la mamma medico è stata che tante cose abbiamo potuto farle a casa, tante terapie, abbiamo evitato l'ospedalizzazione, e che magari faceva la terapia e poi andava in piscina e poi la mattina andava a scuola, il pomeriggio la radioterapia, e quindi devo dire che la cosa che siamo riusciti a fare con mio marito è stata di farle avere una vita normale, malgrado la sua anormalità. Che cosa ha insegnato a lei come medico, Flavia? Il sorriso. Il sorriso, l'accettazione, pur nella forse non consapevolezza, però l'accettare tutto e trovare una soluzione a tutto. Mi ricordo che a un certo punto iniziò a farsi le unghie e io pensai, c'ha 12-13 anni, le piace fare le mani, e invece poi in un tema scrisse che le terapie le rovinavano le unghie ed era costretta a farle. Ed anche un'immagine molto triste, quando stava andando, se n'era in edema polmonare, quindi respirava male, una delle ultime cose che disse, cioè, mamma, senti, respiro come un gattino che fa le fusa. Ecco, lei aveva sempre un sorriso, una bella parola, e ci ha dato il coraggio di... Elisabetta, lei ha mai pensato di mollare? Le spiego, ripeto, lei è anche medico. No, mai, perché il medico è una passione. Lo faccio con passione, con entusiasmo, e non ho mai pensato di mollare. Per un disegno, mi perdoni, io ci credo, quindi lo dico, provvidenziale o comunque di superiore sicuramente, la dottoressa Abruzzese da sempre si dedicava a un tema particolare, a una tematica particolare, la possibilità di far diventare mamme e anche poi papà, perché adesso è un discorso che si fa anche sui papà, esatto. Uomini e donne che avessero avuto appunto leucemie, linfomi, cioè persone sottoposte a delle terapie particolarmente aggressive,
che poi superavano questa malattia e che desideravano un figlio con tutte le problematiche, un figlio verrà sano, un figlio non verrà sano, insomma quasi profondamente mamma anche nel suo essere medico. Sì, quando ho iniziato a lavorare in ematologia, alla fine degli anni Ottanta, ero con la professoressa Cantonetti, che è stata un po' la mia maestra, e mi ricordo che da sempre c'è stata questa attenzione alle pazienti con linfoma, che in genere sono giovani, del preservare la fertilità, sia nel sesso maschile che nel sesso femminile. E poi questo discorso è rimasto, ecco, quelli erano tempi un po' pionieristici, perché alla fine degli anni Ottanta si pensava a curare la malattia. Non erano tante le persone attente ad un discorso sul futuro. E questo discorso poi si è evoluto. Io mi occupo anche di leucemia mieloide cronica, che è una forma cronica di leucemia che prevede una terapia costante. Con la quale si convive, questo lo diciamo per chi fosse in ascolto adesso. No, soprattutto grazie alle ultime terapie specifiche, la sopravvivenza in pazienti che rispondono, che sono più dell'80-90%, è pari a quella delle persone di pari età che non hanno la leucemia. Per cui, essendo il 40% di queste persone in età fertile, sia uomini che donne, proprio negli ultimi 4-5 anni si è cominciato a pensare anche al concepimento e alla gravidanza e a come sostenerle in queste pazienti. Dottoressa, il problema grave, diciamo, questo per capirci, ecco perché c'è anche da immaginare quanto sia difficile la vostra scelta, è se sospendere le terapie a questi pazienti nel momento in cui decidono di provare ad avere dei figli, o se invece continuare a somministrare la cura per tutelare ovviamente da qualsiasi altro rischio. Allora, nella leucemia mieloide cronica, nel sesso femminile la cura deve essere sospesa, soprattutto nel periodo dell'organogenesi, quindi proprio dello sviluppo degli organi del bambino. Dalla quinta alla dodicesima settimana non si può fare terapia, perché anche questi farmaci molecolari, pur non nel 100% dei casi, ma possono dare un'alta percentuale di malformazioni. I farmaci non sono, questi farmaci della leucemia mieloide cronica non sono genotossici, per cui quindi non fanno male al bambino, all'ovocita, esatto, e allo spermatozoo. Quindi il concepimento è possibile sia nel sesso femminile che nel sesso maschile, anche se si sono fatti molti anni di terapie, mentre sono embriotossici, cioè sono tossici sul bambino. Quindi nella donna bisogna sospendere la terapia. Noi abbiamo un gruppo nazionale che si occupa di questa problematica e un registro sia nazionale con il GMEMA che internazionale, che io coordino, in cui si raccolgono tutti i casi di concepimento, sia di sesso femminile che di sesso maschile, si vede come i medici si sono comportati e si spera di dare delle linee guida. Qualcosa è stato già pubblicato sull'argomento, proprio per salvaguardare e promuovere la gravidanza anche in queste pazienti. E fare che la vita abbia sempre il sopravvento, anche certo, purtroppo su delle diagnosi in fase. Dottoressa, riporto al tema della giornata. Se le dovessi chiedere che cos'è il coraggio per lei? Alzarsi la mattina e affrontare la giornata. Ci sono stati dei momenti in cui ha pensato di soccombere a quel dolore, ha sentito quel dolore così terribile da prendersi una pausa dal suo lavoro, prendersi una pausa anche da quel camice? Ho preso una pausa dalle guardie, perché a un certo punto avevo difficoltà a confrontarmi con la morte. E quindi per un periodo non ho fatto le guardie di reparto, ma ho continuato a lavorare col sorriso, perché poi i tuoi problemi non devono essere i problemi degli altri. Quando si trova con una madre a dover spiegare la malattia di una figlia, di un figlio, e soprattutto quando si trova di fronte ad una diagnosi che secondo lei, o meglio secondo la scienza, non lascia scampo, lei che cosa racconta, visto che c'è passata? C'è sempre una porta aperta a una speranza. Ovviamente le persone devono essere consapevoli del fatto che la malattia può essere una malattia grave, deve avere una terapia importante e che qualche volta non c'è possibilità di un futuro molto lungo, ma il domani non si sa mai quello che succede. Come da un giorno all'altro in questa leucemia mieloide cronica, per cui la prognosi era di sopravvivenza media di 5 anni, la comunicazione della diagnosi era una comunicazione di un
di una bomba orologeria, adesso invece comunichiamo la possibilità di vivere normalmente, quindi e da un giorno all'altro non si sa ci mai. Ci interroghiamo e cerchiamo di trovare il modo migliore perché possano nascere anche dei bambini, esatto. Per cui possa esserci perché la una vita sia completa. Esattamente, una vita in più. Com'era Flavia, Elisabetta? Glielo posso chiedere. L'abbiamo vista solare, abbiamo intravisto delle immagini di Flavia che si vede voleva forse mordere la vita. Era sempre sorridente. Io sono una mamma un po' turbolenta, quindi la spingevo a fare tutto, come ho sempre fatto un pochino anche con i pazienti. Uno deve cercare di fare una vita normale il più possibile, non deve precludersi tante cose. Quindi la mandavo a scuola appena si poteva, appena sapevo che ce lo potevamo permettere. Ecco, la mia fortuna è stata di sapere quando esatto. potevamo fare determinate cose e quando esatto. dovevamo fermarci. Quindi lei è sempre stata avida un po' della vita, come la mamma la spingeva a fare, forse un po' troppo, però poi è andata bene, ha fatto le feste di compleanno, ha fatto la festa di Halloween il 31 di novembre, poi lei 26. Il 26 di 26 ottobre. Di, 31 ottobre, poi lei il 26 novembre già non c'era più, ma fino lei se n'è andata un martedì, fino al giovedì pomeriggio lei era a scuola a fare il corso in inglese, che le piaceva tanto, le piacevano le lingue, ha fatto la gita in Inghilterra e l'ho spinta un po' a bruciare le tappe. Quanti anni è durata la malattia di Flavia? Lei si è ammalata nel 2007 ed è deceduta nel 2013. Quindi sono stati anni in cui lei ha convissuto e cresciuta con questa malattia, è diventata grande. Ha... Eh sì. Che cosa è la cosa più bella, il dono più bello che le ha fatto sua figlia? Il sorriso. Il suo sorriso, la sua serenità, il suo affrontare tutto con il sorriso, il trovare una bella risposta anche agli eventi più brutti. Il coraggio è anche quello, di saper sorridere, di saper affrontare in quel modo anche dei momenti difficilissimi della vita. Vito? No, io guardavo ecco la foto, questa foto di Flavia e rivedevo il sorriso di mia figlia. Il sorriso di tutti noi, di tutti i nostri figli, figli che noi consideriamo immortali, invece così non è, e quindi questo ci deve in qualche modo far riflettere. E poi l'altra considerazione mi viene in mente, parlavamo dell'ematologia del Sant'Eugenio, e io ci vado ogni tanto all'ematologia del Sant'Eugenio come tanti altri donatori. La dottoressa non l'ho mai incrociata, però c'è una profonda umanità, profonda sensibilità in quel reparto. E dove grandi, piccoli, insomma, è lì vero. ci passano un po' tutte le età. Effettivamente, è vero, noi, questa è una delle caratteristiche. E sì. Quindi noi, io colgo l'occasione per dire, insomma, che questi fatti vanno visti, devono aiutarci a farci riflettere, ma non dobbiamo, come dire, poi voltare pagina e pensare ai nostri affari quotidiani, ma insomma ci devono interrogare e scuotere, perché noi tutti possiamo dare un piccolo aiuto. Il coraggio che è anche enorme. Quello, verissimo, verissimo. Dobbiamo andare a questo sangue, noi lo dobbiamo donare, perché il sangue va a Flavia, va a tutti i bambini che sono ricoverati a ematologia al Sant'Eugenio, come in tutti gli altri ospedali. Ed è un dovere, un obbligo, veramente non costa nulla. È una sciocchezza, nel giro di mezz'ora dico troppo forse. Troppo. Ecco, un quarto mezz'ora d'ora. E dopo ci si sente decisamente meglio. E poi ci si sente meglio. E non è vero che poi ci sono i problemi, la pressione. Ma te la risolvono volendo e anche lì. Io sì, dico, anzi, ecco, i donatori vengono particolarmente tutelati. Tante volte capitano dei ragazzi che vengono a fare delle visite, vedo che non hanno niente di particolare. E quello che suggerisco è di andare a donare il sangue, perché fanno le analisi gratis, fanno l'elettrocardiogramma, esatto. fanno un check-up... In genere abbastanza completo, vengono coccolati i donatori, quindi... E questa è una cosa importante, che come vedete poi i problemi non bisogna affrontarli solo quando capitano in casa propria. Ah, no, certo. Ma noi tutti, a proposito di coraggio, uomini e donne, possiamo davvero fare tanto. Fare tanto, come diceva la dottoressa, il coraggio è quello, un sorriso anche quando tutto sembra compromesso. E vale anche per i grandi sistemi, per i massimi sistemi. Pensate ad una terra che adesso è diventata la terra dei fuochi. Pare che tutto quello che di buono e di bello ancora esiste in quella terra sia stato cancellato. Eppure ci sono tantissime donne, tantissime madri, tantissime professioniste che lottano ogni giorno perché quella terra torni ad essere felice. Tra un po' la storia. Andiamo in pubblicità. Intanto io... faccio un grande abbraccio alla mia dottoressa che rimane qui con noi, perché oggi è il coraggio delle donne che noi vogliamo raccontare. Voi conoscete delle donne coraggiose?
Io sì. Secondo me Madre Teresa, che aiutava le persone malate senza aver paura di prendersi la malattia. E tu? Io Maria. Maria. È coraggiosa. Perché? Perché ha detto sì a fare un figlio che quando ancora non si era sposata con Giuseppe. E lei ha lasciato andare sua figlia nella croce. La mia bisnonna. La tua bisnonna? Perché? E perché va a cogliere le rose. È coraggiosa? Sì, perché ha le spine. La mamma. Perché la mamma? Perché più o meno la mamma ti aiuta, ti dà coraggio a lei. Perché ogni volta deve fare avanti e indietro. Cioè, fa molto per noi. Per mia madre? Ah, e perché tua madre? Perché ho avuto 4 figli delle feste. Non avevo i miei genitori perché all'inizio non avevano molti soldi e ci hanno dovuto mantenere. Conosci una donna coraggiosa? Le suore? Le suore? Certo. Le messicane. Le messicane? Le suore messicane sono coraggiose? Io mia cugina la trovo coraggiosa perché si è fatta operare alla schiena. Quanti modelli diversi, quante bellissime figure che possono entrare nella vita di ciascuna di noi e diventare il nostro riferimento. Benvenuta ad Emanuela Zuccalà, una di quelle colleghe delle quali si può andare fieri, non solo perché consuma le suole delle scarpe per i suoi viaggi, per i suoi reportage in mezzo mondo, ma perché hai una penna bellissima, Emanuela. Grazie, te lo posso dire. Grazie. È veramente con fierezza. Emanuela, di donne ferite, ma di donne coraggiose ne ha incontrate tantissime. Le ha raccontate in un libro che vi assicuro, non potete leggere tutto in una botta perché dovete fermarvi ad un certo punto, prendere una pausa, respirare e poi riprendere. Questa è l'emozione almeno che ho avuto io nel leggerlo. Donne che vorresti conoscere, donne che vengono da tutto il mondo, Emanuela, che però hanno un'unica radice comune, quella di andare avanti, di lottare con tutte se stesse per poter migliorare il mondo in cui vivono. Sì, perché sono 26 storie di donne che ho faticosamente scelto fra le tantissime storie che ho raccolto in questi anni, storia femminile. Alla fine ho dovuto fare una scelta, certo. Quindi mi chiedo scusa a quelle che ho dovuto lasciare fuori. E, sì, diciamo che sono tutte donne che hanno vissuto esperienze, diciamo banalmente negative, ecco, dalle grandi tragedie alle piccole tragedie private, ai piccoli dolori privati, però ecco, non è naturalmente una carrellata di vittime, perché sennò non avrebbe senso. Ma ecco, sono soprattutto donne che in qualche modo sono riuscite a superare i rispettivi traumi, e soprattutto sono donne che anche con semplicità, nel grande e nel piccolo, hanno saputo dire di no a qualche cosa, cioè a qualche imposizione sociale, personale, a qualche catena che qualcuno dall'esterno cercava di imporre loro. Loro si sono ribellate per essere se stesse. Emanuela, che cos'è il coraggio delle donne? Ma il coraggio delle donne, secondo me, è proprio questo. Poi sai, dipende da che contesti consideriamo, perché noi siamo generalmente donne fortunate, nel senso che abbiamo la possibilità di scegliere cosa fare della nostra vita a livello professionale, sentimentale. Generalmente dico, perché insomma anche da noi di casi di violenza domestica e di subalternità ce ne sono e li conosciamo, però ecco, in tanti paesi del sud del mondo, io qua racconto della Repubblica Democratica del Congo, del Sudafrica, della Cambogia, dell'Algeria, in tante parti del mondo non è così. Io detesto profondamente l'espressione sesso debole, però perché è proprio datata e bruttissima, però mi sono ritrovata a riflettere mentre scrivevo l'introduzione di questo libro. È vera, in alcuni contesti purtroppo sì, è vera, perché in tanti contesti le donne
non hanno la possibilità di andare a scuola, perché le famiglie preferiscono mandare i maschi, perché il maschio rimarrà a casa, aiuterà la famiglia, invece la donna si sposerà, andrà fuori, quindi chi se ne importa se non è istruita. Pensiamo alle mutilazioni genitali femminili che riguardano ancora 130 milioni di donne nel mondo, pensiamo alle spose bambine che hanno dei numeri, centinaia di milioni nel mondo anche loro. Quindi ecco, in tanti contesti una donna che dice di no è veramente un'icona di coraggio, una donna che decide di essere se stessa. C'è anche un coraggio, se vuoi, molto quotidiano. Io sono stata colpita, se vuoi, sono proprio, mi è entrato nel cuore la storia. Per esempio, immaginate una madre a cui viene data una sentenza di morte di un figlio, si è suicidato probabilmente, in realtà probabilmente questo figlio, che è un medico, che ha costretto o meno, questo poi lo deciderà la giustizia, a servire la mafia, che invece lotta per avere giustizia, o una madre che si trova un figlio in coma o comunque gravemente, permanentemente disabile, e che lo accudisce con lo stesso amore, con la stessa passione e dedizione, come se questo bambino, che poi diventa adulto, si debba mettere un grembiulino, debba andare a scuola, debba fare le sue cose quotidiane. Certo, per me è stato appunto interessante anche raccontare questi atti di coraggio, di eroismo, io li chiamo privati, perché, perché Paola Angeli, che è una signora di Sarzana in provincia di La Spezia, che decide di accudire il figlio in coma, e lei non è, questo lo dico tanto per far capire, non è una persona cattolica, sì, quindi non è una scelta dettata dalla fede, è proprio una scelta, è stata una scelta, perché purtroppo Davide a un certo punto è mancato, ma lei lo ha assistito per quasi 20 anni, una scelta dettata semplicemente da una sorta di dovere morale che lei pensava di dover assolvere per questo figlio, ma con gioia, nel senso che molto semplicemente diceva: io non voglio né rinchiuderlo in una struttura, perché li ho visti i ragazzi in coma rinchiusi in una struttura e non durano tanto, e invece io voglio che mio figlio abbia una forma di vita dignitosa, anche se è una forma di vita diversa, certo, dalla nostra. E poi sì, poi c'è Angela Manca, che è una signora siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, il cui figlio Attilio Manca fu trovato morto in circostanze molto misteriose, ancora in corso un'inchiesta, ma insomma la sua morte fu derubricata come suicidio, mentre invece la madre, tutta la famiglia, esatto, ma è lei insomma un po', come dire, la bandiera di questa battaglia, stanno cercando di portare a galla la verità, per avere verità su questo figlio. E la storia di Angela è molto particolare, perché lei era una signora che anche lei non aveva mai alzato la testa, una vita tranquilla, addirittura non si era mai accorta, questo me l'ha raccontato, lo racconto nel libro, non si era mai accorta che nella sua città ci fosse la mafia, quando ormai sappiamo che Barcellona Pozzo di Gotto insomma uno dei centri siciliani, e quindi insomma una signora che non aveva mai parlato in pubblico, non si era mai esposta, invece per amore della verità sul figlio, per riabilitare anche la sua memoria, perché sono state dette delle cose brutte su suo figlio, che era un drogato, che si è fatto appunto questa iniezione di eroina, eccetera, quindi cose molto un figlio di cui, questo poi è l'amore di una madre che vince su tutto, e dice a un certo punto: gli ho creduto tutta la vita, perché avrei dovuto smettere ad un certo punto? Guardate, una storia, una delle, non so, io non potrei fare una classifica, ma sicuramente quella che ha un sapore diverso, proprio perché viene da una terra particolare. Ci sono dei territori, delle regioni, dove noi pensiamo che d'altronde tutto sia stato già scritto e facciamo finta di non accorgersi di quello che succede. Beh, a un certo punto le donne, le madri che hanno perso i figli, quelle che non diventeranno mai madre, hanno alzato la testa e hanno sollevato, se volete, questo grande polverone, per fortuna. È la polvere che però ha consentito di leggere la verità, di vedere la verità in una terra particolare come la Terra dei Fuochi. Andiamoci. Caivano, città di pace, Caivano, città di morte per molti,
visto il numero elevatissimo di bambini, di persone che muoiono troppo presto e tutti per cancro e anche delle forme particolari. Noi abbiamo la fortuna di tornare ad ospitare l'architetto Vincenza Cristiano. Buongiorno Enza, noi ci diamo del tu perché insomma ormai non possiamo negare questa amicizia profonda e sono felice che ci sia proprio oggi Vito che di quella terra è stato un po' ambasciatore nella nostra televisione perché ha aperto poi il filone delle inchieste proprio da quelle parti. Enza Cristiano ha 29 anni nell'agosto del 2007 e tanti sogni, un vestito pronto perché si sta per sposare, e quasi tutto pronto, però insomma un momento un po' difficile dal punto di vista della salute, è vero Enza? Diciamo che insomma ti dicevano i medici, però sei stressata, i preparativi sono quelli che affannano una donna e quindi... E invece ho scoperto di avere un tumore mediastinico di quasi 11 cm per 11, un quarto stadio, e un caso raro, non classificato dalla scienza, parliamo di un linfoma greizzone, mandato ad analizzare all'estero, oltre che al Pascale, per cui... All'Istituto dei Tumori di Napoli. All'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli. E quindi mi hanno proposto un protocollo di polichemioterapia sperimentale più radioterapia ad alto dosaggio e dopo 7 anni sto qui a parlarne, il Signore mi vuole ancora qui. Enza, diciamo che lo cielo chiaro ti avevano dato pochissimo, mi avevano ti hanno dato... quasi detto no, è inutile che ti sposi perché tanto. Mi avevano dato un mese di vita, anche perché per la massa tumorale così grande in prossimità del cuore io avevo anche dei problemi ovviamente legati proprio al volume di questo tumore. La cosa che mi ha colpito di più è stato quando nell'incontro privato con il primario di oncoematologia alla domanda perché mi sono ammalata non avendo mai fumato, mai fatto uso di sostanze di alcun tipo, anzi sono sempre stata attenta all'alimentazione. E lui con molta naturalezza mi ha detto: è logico che ti sei ammalata, tu vivi nel triangolo della morte, il triangolo dei veleni. Allorché io sono caduta dalle nuvole, ho detto: dottore, ma cos'è questo triangolo della morte? E quindi lui ha iniziato a parlarmi, a spiegarmi che già il Lancet Oncology ha fatto tanti studi ed erano anni che i medici sono a conoscenza appunto della correlazione o perlomeno dell'incidenza di un maggior numero di tumori in quelle zone tra Napoli e Caserta. Enza, io prendo a prestito l'immagine che ci ha regalato la nostra Emanuela di Angela Manca, di una donna che vive a Barcellona, Pozzo di Gotto, e che dice: io forse per la prima volta ho dovuto aprire gli occhi e vedere, leggere la realtà in un modo diverso, accorgermi che la cosiddetta mafia esiste ed è questa. La stessa immagine propongo a te, ma voi dove eravate? Voi per anni avete vissuto, vivete, la tua famiglia ancora, tu ti sei trasferita con tuo marito sul litorale, Basso Lazio essenzialmente, stai a Minturno. Perché insomma, lui è di là, ma io non ho mai abbandonato la terra dei fuochi, dico sempre è lì il mio cuore, è lì la mia famiglia, la mia parrocchia. Dove eravate? Insomma, perché a un certo punto esplode questa cosa, grazie a una chiesa coraggiosa che scende in campo, Don Maurizio Patriciello, grazie a un oncologo che ha detto: adesso basta, non posso soltanto seppellire bambini, donne e ragazzi di quella terra, ma devo cominciare ad alzare la voce. Beh, noi eravamo come tutte le persone oneste, a casa, a lavoro, insomma eravamo cittadini che si fidavano delle istituzioni. Perché se ci troviamo in un paese democratico, l'Italia, e sappiamo che esistono degli organi predisposti alla tutela del territorio, dell'ambiente, beh, è ovvio che ci si aspetti questa tutela. Quindi quando ci si chiede dove eravate, eravamo a fare le cose normali, di cittadini normali. Certo, io da studentessa non è che potevo andare nelle campagne a controllare gli sversamenti tossici, oppure non lo potevano fare gli altri, non abbiamo né la competenza né le autorità. Enza, devo raccontarlo questo episodio, Enza
Qualche giorno dopo la diagnosi di morte decide di sposarsi perché suo marito non l'ha mai abbandonata e sono una coppia bellissima. E allora là si leggono i segni della provvidenza per chi ci crede, o comunque della fortuna per chi invece non ha uno sguardo verso l'alto. Il vestito di nozze che arriva perché la sarta, che era in ferie, il mese di agosto, la sarta deve rientrare all'improvviso a bottega perché si sta allagando il negozio. Il ristorante che si trova disponibile per fare una piccola festa, che è lo stesso nel quale vi siete dati il primo bacio con tuo marito. Insomma, c'è un disegno, tu ti sposi sapendo che di lì a poco saresti stata sottoposta a queste terapie. E poi finalmente la sentenza di morte che diventa una sentenza di vita, perché dicono ok, tu ce l'hai fatta, almeno per il momento, nonostante i controlli che continui a fare, eccetera, ce la puoi fare. Allora Enza alza la testa e comincia a combattere. Ebbene sì, devo dire che nel reparto di ematologia ho perso tante amiche giovani, 24, 25, 26 anni, e una di queste, Susanna, lei è stata profeta perché mi ha detto: io non ce la farò, ma tu ce la farai e ne parlerai. Noi pregavamo il rosario insieme, ci collegavamo con TV 2000 per le preghiere. E devo dire che questo testimone che lei mi ha lasciato per me è come una missione. Non possiamo abbandonare questa terra. La nostra voce deve essere più forte di quella dei politici, di chi ci chiama allarmisti, di chi vuole nascondere quello che c'è dietro, lo stupro che si è fatto a questa terra per 30 anni. E vedere delle scelte politiche anche in questi giorni, come quello del dirottamento dei soldi che erano stati stanziati per la tutela della terra dei fuochi all'Expo, è una cosa che ci lascia assolutamente disarmati. Ma noi alziamo ancora di più la voce, perché non è possibile che un popolo debba morire. Non è assolutamente possibile, e ti assicuro che non siamo allarmisti, perché a nessuno piace dare dei finti allarmi. È un popolo dove si muore più che altrove. Soprattutto in una terra che voi portate nel cuore. Vito, forse mi viene in aiuto sicuramente. No, mi riallaccio subito a quello che diceva Enza, perché se oggi venisse qui una persona e dicesse: voi siete dei pazzi, vi state inventando tutto, e noi non avremmo da opporre dei dati ufficiali. Enza, correggimi se sbaglio. Sì, è così, perché quello che chiedono a gran voce le popolazioni di questi comuni a cavallo tra Napoli e Caserta è il registro nazionale sui tumori, cioè facciamo un censimento di quante persone sono morte per tumore, qual è il tipo di tumore, e poi andiamo a cercare qual è la causa. Questo a cosa serve? Non per avere l'album delle figurine drammatiche, ma per capire qual è l'intervento da mettere in campo. Cioè, se io ho un'incidenza enorme di cancro alla mammella a ragazzine di 18-19 anni, io lo screening, invece di farglielo fare a 35, glielo inizio a fare a 16, certo. E probabilmente la prevenzione riesce a salvare molte vite. E allora ecco che dico, il registro dei tumori si inserisce in quello che loro alla terra dei fuochi gridano a gran voce, lo chiedono, l'operazione verità, cioè andiamo a censire quanti sono i tumori, perché si muore, e da lì si mettano in campo dei provvedimenti veri. Oppure Vito, e ti ringrazio proprio di aver tirato questa cosa, spiegare perché per una popolazione di 25.000 persone nella zona del Bresciano sono state fatte 1.200 analisi sui policlorobifenili, i famosi PBC, che sono quei maledetti, perdonateci, quelle maledette molecole che poi fanno sì che certe cose succedano, o comunque sono responsabili, corresponsabili dell'insorgenza di questi tumori, mentre per una popolazione di 3 milioni di persone tra quelle zone che tu hai detto, cioè Napoli Nord e Caserta Sud, al contrario, ne sono state fatte solamente 86. Enza, stamattina ne parlavamo con Vito Riognone, è morto il boss, lo possiamo definire così, non è una nostra interpretazione giornalistica, ma è tale che ad un certo punto ha pensato di lavarsi la coscienza e tirare fuori, svuotare il sacco e tirar fuori la verità, le sue verità sulla terra dei fuochi. Le donne sanno perdonare, le storie che racconta Emanuele, molte contengono comunque un perdono, anche se non espresso. Che sentimenti provi questa mattina, ieri quando hai saputo che... Beh, la prima cosa che ho pensato, prima o poi tutti dobbiamo morire, ma nella nostra vita, dobbiamo, per chi ci crede, dobbiamo scegliere poi
in che mani andare, nelle mani della misericordia di Dio o nelle mani della sua giustizia. E da cattolica mi sento di dire semplicemente che mi viene in mente Santa Teresa di Gesù Bambino, che è la mia protettrice. Durante la sua vita c'era un famoso assassino, Pranzini, e lei ha speso giorni, settimane intere a pregare e a digiunare per quel grandissimo assassino. Noi da cattolici possiamo solo chiedere al Signore che perlomeno gli assassini che ci sono stati si ravvedano, e quelli che ancora oggi continuano, perché purtroppo la terra dei fuochi non è un problema passato, ma è l'attualità. Noi abbiamo chiesto delle leggi, c'è la famosa legge, il decreto legge della cosiddetta terra dei fuochi, che in realtà non è efficace, perché non ci sta da parte delle istituzioni tutt'oggi una chiara volontà di renderla efficace. Si colpisce ad esempio la persona che appicca i roghi, ma non il mandante. E tutti quanti sanno, tra l'altro, questo lo dico a beneficio della verità, tutti sanno che dietro questi sversamenti ci sono rifiuti tossici provenienti da moltissime aziende del nord. Questo è stato dimostrato ampiamente dal recupero di questi fusti, dal recupero di tutto questo. Ovviamente noi non abbiamo industrie, certo. La vocazione della Campania è quella agricola, quindi i fusti che si sono trovati, ad esempio sul Vesuvio, ma in tantissime località, sono fusti marcati con ditte del nord Italia, purtroppo in regime di evasione fiscale. Con tutto quello che ne consegue. Elisabetta, accenniamo a questo discorso del perdono. Le donne che tu racconti non hanno ovviamente forse neanche necessità di perdonare, però riescono comunque a trovare la forza di amare, anche quando le loro vite sembrano così compromesse, così intimamente sporcate. Io uso la sua espressione, sono stuprate nell'anima molte di queste donne. Perché il coraggio delle donne va di pari passo con l'amore, secondo te? Sì, più che di perdono, secondo me è la cosa, cioè si può parlare di non desiderio di vendetta, che in certe situazioni estreme è moltissimo, è una cosa eccezionale. Mi viene in mente in particolare una donna musulmana che si chiama Ilghali Hajimi, che ha passato quasi 4 anni in carcere in una di quelle che vengono chiamate sparizioni forzate. È una donna che lotta per l'indipendenza di un paese che si chiama Sahara Occidentale, che è occupato dal Marocco. E altre donne che io ho intervistato sono state in questo regime di detenzione illegale anche 10 anni, lei quasi 4 anni, quindi si ritiene fortunata. Ma sia lei che le altre, quando io ho chiesto loro, quando mi hanno raccontato tutto quello che avevano subito, torture di ogni genere, Galia in particolare ha perso i capelli perché le hanno messo un liquido strano sulla testa e alla fine lei aveva dei capelli meravigliosi, neri, foltissimi, e li ha persi, ma a parte quello, insomma, anche la sua famiglia ha sofferto moltissimo, non sapevano dove fosse naturalmente. Però a tutte queste donne, a lei in particolare, quando ho chiesto ma che giustizia potrà mai ridarvi, diciamo, questa restituirvi, quale giustizia si può fare per tutto questo dolore, loro mi hanno proprio detto che desiderio di vendetta, insomma, non l'hanno mai provato. Loro sono molto religiose, è una popolazione questa del Sahara Occidentale, e molto... anzi hanno fatto della loro esperienza qualcosa che fosse il grimaldello, che fosse il modo per aprire altre porte, per aiutare altre donne. Su questo io vorrei sentire che il coraggio delle donne è anche quello. Il coraggio delle donne non è soltanto dire ok, ce l'ho fatta, oppure nel suo caso, dottoressa, dire va bene, mi è andata male, adesso cambio mestiere o perlomeno mi distacco. Il coraggio delle donne passa proprio per questa volontà di amare, di continuare a trasmettere amore. Noi con Donne Coraggiose, Enza Cristiano, 30 secondi per un appello che volevi fare. Sì, al presidente Mattarella. Presidente, la prego, noi stiamo morendo, la questione della terra dei fuochi deve essere nella sua agenda una priorità assoluta, non ci deluda anche lei, la ringrazio. Questo è dalla terra dei fuochi, un'ultima immagine, c'è Valeria che è la sorella di Flavia, Valeria ha assistito, è stata presente, ha vissuto la malattia, però Valeria che è uno scricciolo di 11 anni,
Mamma, che cosa si è inventata? Lo possiamo dire, giusto una cena? Lo possiamo dire, un mese dopo che era successo, le è stato chiesto, a lei piace scrivere, se stesse scrivendo qualcosa, e lei in semplicità ha detto, sì, sto scrivendo una storia, si chiama Il paradiso di Zoe, parla di questa bambina che come me perde la sorella e intraprende un viaggio per riabbracciarla ma senza morire. Questo è il coraggio delle donne, apre i battenti, il mio...